Buonasera, ben ritrovati. Quest'ultimo telegiornale del 2016 sarà tutto dedicato al Capodanno, come abbiamo già anticipato nelle anteprime, con una carrellata di auguri provenienti da molti settori della vita civile, economica, ma anche istituzionale e religiosa. Ma prima guardiamo gli appuntamenti e gli eventi di una delle notti più magiche ed affascinanti dell'anno. Dunque, ancora a poche ore, davvero in tutte le piazze delle città della nostra regione, si festeggerà l'arrivo dell'atteso 2017. Con tanta musica e intrattenimenti di ogni tipo. Ecco, dunque una carrellata dei principali eventi in programma in questa che è la serata più lunga dell'anno. In questo servizio di Massimo Montanari, che colgo l'occasione di ringraziare per la meravigliosa figura professionale che è, ma anche la nostra redazione, assieme ai colleghi giornalisti e tecnici di regia. Il servizio. Sta per iniziare il conto alla rovescia, ancora poche ore di attesa e si dirà addio al 2016, si andrà incontro carichi di speranze, sogni e aspettative al 2017 e se molti rispetteranno rigorosamente la tradizione, aspettando l'anno nuovo a tavola, impegnati nel tradizionale cenone al ristorante o in casa, ci sarà molta gente che sceglierà l'abbraccio di folla e il brindisi tra una nota e l'altra dei tanti concerti e spettacoli allestiti anche stavolta in tutta la regione. Come succede da molti anni a questa parte, occhi puntati soprattutto su Rimini e Bologna, dove il Capodanno raggiunge il suo apice. A Rimini, dove si svolgerà il Capodanno più lungo del mondo, Francesco Renga ripercorrerà sul palco di Piazzale Fellini i suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli dell'album Scriverò il tuo nome, disco d'oro in pochissime settimane. In Piazza Maggiore invece saranno i giovani bolognesi Nas 1 e DJ Ru ad intrattenere il pubblico, in attesa del rogo del vecchione, simbolo dell'anno. Se ne va. A Parma il nuovo anno si festeggia con il noto disc jockey britannico Fatboy Slim, che trasformerà il cortile della Pilotti in una gabella di Ibiza o di Brighton Beach. A Reggio Emilia la notte di San Silvestre è affidata ad un duo d'eccezione composto da Sergio Caputo e Francesco Baccini, che sul palco di Piazza Martiri proporranno un vasto repertorio di musica jazz swing, accompagnati dalla band The Swing Brothers. Piacenza si affida alla lirica e alle note della 15ª Orchestra Sinfonica di Piacenza, con il coro del Teatro Municipale. A Ferrara, per il 17º anno di fila, occhi puntati sullo spettacolare incendio del Castello Estense, protagonista di uno show piromusicale riconosciuto fra i più emozionanti d'Italia. È uno spettacolo pirotecnico molto atteso, è anche quello a ritmo di musica dalla Rocca Estense di Lugo, dal Magazzino del Sale di Cervia e dalla Rocca di San Leo. Sant'Arcangelo di Romagna lancia il Capodanno in 1 km² con ben 9 eventi per festeggiare il 2017, tra cui il concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce, in una nuova formula musicale che segnerà la partenza del nuovo tour Sorrido Libero. E ancora a Bellaria si ride con Raul Cremone la galleria dei suoi esilaranti personaggi e si balla con la band di Fabrizio Fontana, la migliore musica degli anni 70-80-90. A Forlì lo spettacolo a base di electro swing proposto dalla band Bomba Titinca, che rivisiterà i classici degli anni 40 e i mitici evergreen degli anni 50. E allora partiamo con gli auguri fatti personalmente da Davide Drei, sindaco di Forlì, città in cui ha sede la nostra redazione televisiva, l'unica in tutta la Romagna, a produrre un TG regionale. Servizio. Forlì si appresta a concludere il 2016. Un anno complesso, molto intenso, fatto di molte fatiche, di qualche soddisfazione per i risultati conseguiti. Una città che esprime certamente grandi novità sul tema della cultura, dei contenitori culturali, un'effervescente attività che richiama sempre più persone a venire a Forlì per gustare soprattutto l'offerta delle mostre, delle esposizioni permanenti e degli eventi. È una città che rilancia e vuole che il 2017 sia l'anno in cui i cantieri oggi in essere realizzano opere come il completamento della tangenziale, come il completamento di alcuni contenitori culturali, come l'avvio della progettazione per un collegamento veloce Forlì-Cesena, Forlì E45. E poi ovviamente la protezione sociale, l'attenzione a tutte le fasce della cittadinanza, dai più piccoli fino agli anziani.
con una particolare attenzione alle persone più deboli, alle persone più fragili. Questa è la grande qualità, la ricchezza, la coesione sociale che ci portano come città, come territorio forlivese, come provincia a essere nei primi posti a livello nazionale per la qualità della vita. Ma questo significa non dimenticare mai nessuno, svolgere una funzione di guida della città, ma non da soli, coinvolgendo le parti sociali, coinvolgendo i corpi intermedi, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo le imprese, il sistema imprenditoriale. Una comunità coesa è il miglior antidoto, la miglior protezione contro le fatiche e le problematiche che possono sempre esserci. Ecco perché ci avviamo a cominciare un nuovo anno, il 2017, con grande speranza, con la volontà di nuove sfide, con il coraggio necessario, certamente con la volontà di ben fare al servizio dei cittadini. E i cittadini devono essere il pancento di ogni pensiero, di ogni azione, di ogni politica. Ecco perché auguro a tutti i forlivesi, a tutti i cittadini della Romagna Forlivese e della provincia di Forlì Cesena, un buon anno, un avvio di una stagione di importante attività e davvero i migliori successi che possiamo avere nella nostra vita professionale e nella nostra vita familiare. Auguri a tutti. E ora il saluto del nostro Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che nell'incontro di fine anno con la stampa ha tracciato il bilancio del 2016 che va a concludersi, ma anche ha annunciato gli obiettivi per il prossimo anno 2017. Sarà dunque l'anno delle infrastrutture, della lotta alla burocrazia, di nuove leggi per l'urbanistica, la musica e lo sport. Augurare serenità e soddisfazioni per il nuovo anno è persino banale, e però non mi sottraggo e lo faccio anch'io a tutti gli emiliano-romagnoli, ma soprattutto vorrei che il prossimo anno, come è stato in questi due anni da cui sono presidente, continuasse l'aumento dei posti di lavoro. È la nostra ossessione, vogliamo diminuire ulteriormente la disoccupazione, che è calata di 2 punti in 2 anni, e il prossimo anno vogliamo dare un ulteriore contributo insieme a questo, cioè il fatto di garantire nuovo lavoro o recuperarlo a chi l'ha perduto. Vogliamo garantire una qualità dei servizi per i bambini, per gli adulti, per gli anziani, per gli non autosufficienti, che sia all'altezza della tradizione del welfare dell'Emilia Romagna, e crediamo che 2.500 nuovi lavoratori a tempo indeterminato in sanità, la nuova legge sull'obbligo dei vaccinazioni per i bimbi che si iscrivono negli asili nido di questa regione, l'abbattimento, prima regione in Italia per tempi abbattuti nelle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie di prima fascia, il nuovo reddito di solidarietà che con 35 milioni di euro andrà per la prima volta come contributo a chi si trova in povertà, ci diano una mano a garantire quella qualità che cercano gli emiliano-romagnoli e che noi vogliamo come istituzione garantire. Restiamo nel mondo delle istituzioni, proponendovi anche gli auguri che ha fatto per noi il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, a rappresentare la ventata di gioventù che caratterizza molti comuni della nostra regione, guidati da giovani sindaci competenti, con molta voglia di fare, ma anche una riviera che ha attraversato un 2016 non senza difficoltà. Il servizio. Io faccio un grande augurio a tutti gli ascoltatori per un bellissimo 2017, per un felice 2017 a tutte le famiglie, a tutte le persone che durante il 2016 magari hanno vissuto anche delle difficoltà, che è stato un anno particolare per tanti aspetti. Credo che come quando si arriva alla fine di un percorso come è stato quello del 2016, ci sia la volontà di guardare con tanta speranza l'anno nuovo. Io vi faccio un augurio per un 2017 ricco di speranze e ricco di energie, soprattutto perché è quello che ci serve per affrontare le sfide quotidiane. Uno dei grandi temi del 2016, lo vogliamo ricordare in questa serata, è stata la questione della direttiva Bolkestein e del rinnovo delle concessioni demaniali. Se ne è parlato di recente anche in un convegno tenutosi al Palace a Milano Marittima, dove è stato presentato il valore espresso dal territorio e dall'impatto appunto che ne ha il turismo. In quell'occasione Danilo Piracini, consigliere con delega alla Bolkestein e progetti della cooperativa Bagnini Cervia, ha avuto un pensiero affettuoso e vero per le famiglie dei balneari e dei bagnini che stanno tenendo duro. I suoi sono auguri davvero speciali e fatti col cuore.
Beh, il tema degli auguri è sempre una cosa molto, vorrei non banalizzare come si rischia di cadere in questo momento. Dal nostro punto di vista posso affermare questo e spero che sia accolto come un augurio sincero. Noi faremo di tutto perché i nostri soci, le nostre piccole imprese possono avere un futuro ancora di imprese per le famiglie, per i figli e per le persone che vogliono il lavoro prima di tutto. Quindi noi combatteremo fino alla fine creando progetti e opportunità per la tutela di questa idea. Spero che questo sia un augurio sicuramente per i nostri soci, ma direi anche per la nostra comunità che ha bisogno di ritrovare una serenità, per cui dobbiamo fare tutti un passo indietro riguardo agli egoismi che ci hanno caratterizzato fino a questo periodo, mettendo a disposizione quasi come un impegno istituzionale le nostre conoscenze, il nostro lavoro per il bene comune. E lo dico senza volontà retorica, senza voler, anche perché ci sono tante persone che lavorano a questo progetto, per cui sicuramente il merito non potrà mai essere di una persona sola. E ora passiamo il testimone degli auguri di fine anno a Mauro Perini, presidente del Comitato Promotore di Sant'Enno di Ravenna, una frazione appunto di questo grande comune, esempio concreto di come può funzionare il sistema del volontariato. Poche persone di una piccola frazione che con grande passione smisurata portano avanti tantissime attività ma anche iniziative a valorizzare una risorsa sempre molto preziosa ma messa a dura prova anch'essa dalla crisi. Ma loro ben rappresentano quello che è il volontariato, quello con la V maiuscola. Un bel messaggio di auguri di fine anno. Allora, il messaggio di auguri di fine anno, diciamo che un bel augurio di sicuramente tantissimi auguri di buona fine e buon inizio, e un augurio veramente di pace e di serenità. E quando è fatto così col cuore, insomma, è un augurio, credo ancora che abbia un valore aggiunto. Speriamo veramente, il cuore dice tutto. Quando uno fa volontariato dobbiamo capire che quando gli auguri nascono veramente dal cuore, partono e vanno, e uno continua sempre nell'infinito a fare gli auguri a tutti. Auguri dal volontariato un po' di tutte le Emilia Romagna. Di tutte le Emilia Romagna. Grazie. Le festività di fine anno sono sempre ammantate da un forte spirito religioso. Allora ecco gli auguri da uno degli esempi più fulgidi del mondo bizantino, uno dei monumenti patrimonio dell'umanità UNESCO, Santa Apollinare in Classe, una delle basiliche più perfette e più belle di Ravenna. Ascoltiamo come da consuetudine gli auguri religiosi, quelli fatti da Don Mauro Marzocchi, parroco di Santa Apollinare in Classe, che quest'anno ha voluto dedicare un appello durante il suo saluto a tutti noi, un augurio particolare rivolto però alle donne a conclusione di un anno che ha visto numeri davvero feroci per quanto riguarda femminicidi e violenze di genere. Ascoltiamolo bene, che ci sia d'esempio. Gli auguri sono gli auguri più sentiti per un anno nuovo. Io spero che tante cose cambieranno. Dicevo proprio poc'anzi, celebrando un'altra Eucaristia, che dobbiamo riscoprire il dono anche della donna, perché questi giorni abbiamo sentito tante volte queste uccisioni. Ma sono mamme, noi siamo nati da una mamma e questo è molto importante per ciascuno di noi. Io spero che ognuno possa fermarsi, riflettere un pochettino, meditare che la vita è un dono stupendo. E anche con il nuovo anno diventi per noi un augurio che va per tutta l'umanità. Però soffermiamoci a meditare un attimo anche chi siamo, dove andiamo e per quale scopo siamo su questa vita. L'augurio che viene proprio dalla Basilica di Classe è questo, che ognuno di noi sia portatore di pace, ma soprattutto di grandi verità, perché abbiamo bisogno di una verità unica che si chiama pace, salvezza, il Cristo che viene e l'umanità che deve redimersi e pensare un po' di più che la vita è una cosa sacra. Da sempre le bollicine sono sinonimo di brindisi di festività, una brindisi ed un augurio tutto italiano, quello del Cevico. L'augurio ovviamente è che i soci e familiari possano crescere assieme alla loro cooperativa, questo è il nostro obiettivo principale. Prosit per noi ovviamente, per Piano e Pignoletto, sono i due spumanti che maggiormente, come dire, ci danno le soddisfazioni sul mercato, quindi avanti tutte.
Ed in occasione della notte di San Silvestro si moltiplicano gli appelli ad un comportamento ovviamente responsabile e rispettoso delle più elementari regole precauzionali. Oltre all'uso e all'abuso di alcol si fa riferimento al rispetto delle ordinanze, là dove sono state emanate, che vietano i botti, e il comune di Sant'Arcangelo di Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, anch'essi sono fra questi. All'uso improprio, sconsiderato, di prodotti pirotecnici, comunque pericolosi, facendo riferimento anche ai nostri amici a quattro zampe. La notte di San Silvestro, infatti, tra botti, scoppi e petardi, può provocare loro paura e tensione, inducendo le reazioni istintive ed incontrollate. Facciamo dunque attenzione a non lasciarli all'aperto allo scoccare della mezzanotte e facciamogli compagnia se ci è possibile. Minimizziamo l'impatto dei botti accendendo radio, televisione, teniamoli in casa, meglio se in una stanza lontana da rumori e in penombra, con un rifugio magari sotto il letto. Non guardiamoli mai negli occhi fissi quando scoppiano i petardi. Tardi si aumenterebbe la loro paura. Questi consigli che danno i veterinari: non teniamo i cani legati alla catena, potrebbero anche strozzarsi. Se scomparissero, cerchiamoli subito in zona, potrebbero essere nascosti proprio poco distanti da casa, e dunque attenzione anche agli amici, appunto, che ci tengono compagnia tutto l'anno. E ora passiamo al meteo per il weekend di Capodanno, sabato e domenica 1 gennaio. Il campo di alta pressione che sta interessando la nostra penisola assicurerà condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato anche per le giornate di Santo Stefano e Capodanno, ma con aumento della nuvolosità sui settori appenninici nella giornata del 1 gennaio. Presenza di locali nebbie più probabili sulle basse pianure ferraresi, in graduale diradamento nel corso della giornata e in nuova formazione dopo il tramonto. Le temperature minime oscilleranno fra meno 3 e 2 gradi, congelate notturne e mattutine soprattutto sul settore emiliano, mentre le massime saranno comprese fra 4 e 7 gradi. I venti saranno deboli, prevalentemente nord-occidentali. Il mare sarà quasi calmo. Ed è tutto anche per il nostro notiziario di questa sera e anche e soprattutto per quest'anno 2016 con il nostro telegiornale. Dunque il prossimo appuntamento con l'informazione di Nuova Rete tornerà lunedì 2 gennaio. Da parte mia, Sabrina Sgalaberna, tutta la redazione, lo staff tecnico di New Time SRL di Forlì, i nostri migliori e più sinceri auguri di un ottimo, felice e sereno anno nuovo, magari se vorrete ancora in nostra compagnia. Una buona serata.